Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it. Oggi parliamo di schermature solari. Ma per prima cosa, che cosa sono le schermature solari? Le schermature solari sono tutto quello che ci può proteggere dal sole, ovvero potrebbe essere una tapparella, una persiana, uno scurone, un frangisole orientabile, potrebbe essere anche una pergola bioclimatica o una tenda, le veneziane all'interno dei due vetri. A che cosa servono le schermature solari? Servono a proteggersi dall'effetto serra, non l'effetto serra quello dell'atmosfera terrestre, ma l'effetto serra che si crea all'interno delle nostre case dovuto ai nuovi vetri a bassa emissione e anche dai nuovi materiali che vengono usati dalle pareti. Perché che cosa succede? In una casa, quando è molto isolata, fa in modo che questo isolamento, dato dalle pareti, dal tetto, dai vetri a bassa emissione, trattenga il calore e non lo faccia uscire. Questo, cioè, è molto utile in inverno, un pochettino meno in estate. Quindi in estate che cosa bisogna fare? Con la schermatura solare bisogna cercare di impedire all'irraggiamento solare di entrare, ma di far entrare solamente quella parte di radiazione solare che è la luce visibile nella quantità che ci occorre per svolgere le attività quotidiane. Come si ottiene questo effetto? Si ottiene nella maniera più efficace con dei frangisoli orientabili, quando hanno delle pale abbastanza grandi che mi consentono di regolare bene la luce, che la luce si infrange nella pala ma non entra dentro, oppure si ottiene con delle persiane a lamelle orientabili. Si ha molta meno efficacia con delle tapparelle, perché le tapparelle tra una stecca e l'altra, almeno quelle normali, hanno solamente i forellini, quindi o mandi giù tutto e non hai la luce in casa, o tiri su tutto e il caldo ti inonda la casa, o un po' di mezze misure, però sono comunque molto scomode per regolare la luce. Oppure potresti utilizzare le tapparelle, quelle che lasciano uno spazio tra una stecca e l'altra, le tapparelle cosiddette con funzione frangisole, potresti usare le tapparelle orientabili. E perché sono così fondamentali queste schermature solari? Beh, perché sono fondamentali lo puoi vedere chiaramente all'interno dell'articolo dove ho messo dei dati oggettivi ricavati da un software professionale di Casa Clima. Ho creato una casa tipo qui nella provincia di Forlì Cesena, una casa di circa 150 metri, isolata bene. E ho fatto le prove con il vetro basso emissivo, con schermatura, con vetro selettivo, togliendo la schermatura, cioè, e le differenze tra tutte le varie soluzioni sono veramente incredibili. Passare da una schermatura solare con un vetro basso emissivo a una casa senza schermatura solare, si ha un peggioramento di più del 100% del fabbisogno energetico della casa. Quindi la casa consuma doppio. E non solo, perché all'interno di questa casa si vivrà male, si avrà molto, molto poco comfort. Quindi quali sono le schermature solari che ti consiglio? Beh, se vogliamo parlare di efficienza, quindi di regolare al meglio la luce, il frangisole con la pala orientabile è la cosa migliore. Altrettanto bene si comporta la persiana con la lamella orientabile, però diventa più complicato la motorizzazione. Mentre il frangisole posso crearmi una casa in domotica, apro tutto, chiudo tutto, regolo la luce, è tutto molto molto pratico. Poi ci sono le tapparelle di nuova generazione con funzione di frangisole, quelle che tra una stecca e l'altra lasciano passare della luce, che potrebbe essere 1 cm, 2 cm, 3 cm. Questo cambia in funzione dei modelli. Questi modelli esistono anche in versione blindata, quindi si potrebbe regolare bene la luce e star sicuri a casa, che non è male. Poi, quando c'è bisogno di risparmiare, c'è la tapparella tradizionale, questa è la soluzione più economica. Oppure ci sono anche le tende lavorano bene quando sono montate all'esterno della vetrata isolante, lavorano molto poco bene, se si può dire, all'interno della casa, perché ormai il sole è già entrato dentro e quindi rimbalza tra tenda e vetro, tenda e vetro, tenda e vetro. Potrebbe anche creare degli shock termici. E un'altra soluzione è la veneziana all'interno del vetrocamera, quindi tra i due vetri, è un buon compromesso. Anche questo qua. L'unico limite è che non fa buio al 100%, come anche i frangisole orientabili, perché lasciano passare un filo di luce dai lati a destra e a sinistra. Quali sono le schermature solari incentivabili, dove si può prendere l'incentivo statale? Sono tutte le schermature solari in tutti i punti cardinali, a patto che siano davanti a un vetro, quindi a un infisso. Quindi la schermatura solare è a protezione dell'infisso, la posso detrarre al 50% oggi nel 2018. Se invece è una schermatura solare tipo una pergola bioclimatica
un gazebo installato a ridosso di un muro senza infisso, lo posso detrarre solamente se è esposto ad est, ad ovest e a sud, non a nord. A nord non si può detrarre. In ultimo parliamo dove sono più indispensabili le schermature solari. Sono più indispensabili ad ovest, in ordine di importanza, quindi ovest è il punto dove il sole dà più fastidio, perché il sole ha molta forza e ormai tutta la superficie terrestre si è riscaldata, così come i pavimenti, tutte le cose che sono attorno alla casa. Secondo classificato è l'est. Il terzo è il sud, contrariamente a quello che si pensa, perché il sole comunque gira molto alto in estate, cosa che invece cambia in inverno quando il sole gira molto più inclinato. Quando è inclinato, addirittura a sud, lavora invece molto bene, entra dentro il caldo, mi aiuta a riscaldare la casa gratuitamente. Quindi, ad esempio, quando so una superficie aggettante, tipo un terrazzo, un porticato, calcolato della dimensione giusta, di estate questa superficie mi fa ombra sulle finestre a sud, e invece in inverno, quando il sole è inclinato, il sole entra e mi riscalda la casa. Lì lavorano molto bene. Est e ovest bisogna invece sempre lavorare con schermature solari differenti, come le prime che ti ho elencato. Come sempre, sono argomenti delicati, dovrebbe aiutarti il tuo progettista a capire cosa è meglio per la tua casa, per la tua zona climatica e la tua esposizione. È chiaro che se ti affidi a un esperto è sempre un consulente e solitamente mai un venditore, questa esperienza la puoi mettere a disposizione del progettista, che anzi il progettista spesso apprezza quando trova dall'altra parte un professionista che lo aiuta in questi compiti sempre più difficili. E ti ritroverai a vivere in una casa efficiente e confortevole e a basso consumo. Se vuoi il mio aiuto per le schermature solari e per i tuoi infissi, compila il form che trovi qui sotto e ti ricontatterò entro 24 ore. Al prossimo video. Ciao!